Un Pescara a cuore d'orgoglio ferma il Milan sul risultato di 1-1 e regala finalmente una domenica con tanti sorrisi ai suoi tifosi. Il pareggio serve a poco per la classifica, ma la squadra biancazzurra si chiedeva di dimostrare di essere ancora viva e la risposta che tutti si aspettavano è puntualmente arrivata. Si fa invece dura per il Milan in Europa, il pareggio dell'Adriatico potrebbe costare davvero caro l'11 del presidente Berlusconi. Per la squadra lombarda è un mezzo passo falso che potrebbe lasciare il segno, visto che Atalanta e Lazio continuano ad allungare in classifica. Solo a tratti i rossoneri sono riusciti a far vedere delle cose buone e soprattutto con il grande ex Gianluca Lapadula in campo, quando però la squadra aveva già speso tanto. Complimenti vivi invece al Pescara, che ha giocato una gara di dignità ed orgoglio, come chiedeva Zdenek Zeman, che ha avuto il merito di cambiare diversi componenti della squadra titolare, mandando in campo anche Fiorillo per la prima volta in stagione e Campagnaro alla sua prima gara nel girone di ritorno. Rossoneri in campo con il 4-3-3, giovane e vigoroso senza neanche Suso, oltre ai noti Lungo, De Genti, Montella in difesa, poi preferisce Calabria a De Sciglio. Solo panchina per l'atteso ex Lapadula, che avrà spazio nella ripresa. Nel Pescara Zeman getta nella mischia Koulibaly, ma soprattutto fra i pali, come detto, il portiere Vincenzo Fiorillo. Si comincia in uno stadio adriatico stracolmo con quasi 21.000 spettatori. I rossoneri in avvio cercano subito di imporre il loro gioco. Al terzo Bacca, servito in area tutto solo, conclude di potenza, mettendo però a lato. Il Pescara, con la velocità di Caprari e Benalì, cerca di mettere in difficoltà la più quotata formazione avversaria. Al 12° pallone indietro scriteriato di Paletta per Donnarumma, che cicca clamorosamente il pallone che si infila beffardamente in rete. Esplode la gioia dei tifosi biancazzurri sulle tribune, che quasi non credono ai loro occhi, mentre in panchina resta letteralmente impietrito Vincenzo Montella. La reazione del Milan è rabbiosa, ma soprattutto confusa. I rossoneri fanno tanto possesso palla con il Pescara, che soffre, ma che al 29° con un tiro cross di Memushai chiama Donnarumma ad una respinta con i pugni e con Beybeck in agguato. Montella sprona i suoi dalla panchina, ma il diavolo avanza a marce ridotte con Fiorillo quasi mai impegnato. Al 37° si vede in area biancazzurra Ocampos e spizzica di testa il pallone che finisce al lato di un soffio. Il finale di tempo vede però al 40° il pareggio del Milan dopo un'azione di contropiede avviata da De Lofeu e conclusa in maniera vincente da Pasalic al volo dopo la respinta miracolosa del portiere biancazzurro Fiorillo proprio su De Lofeu. Nella ripresa si riparte con gli stessi 22 di inizio gara. All'11° fiammata di Sosa, che dai 25 metri colpisce la parte superiore della traversa. Al 13° arriva il momento di Lapadula nello stadio che lo consacrò lo scorso anno con 30 gol in Serie B, capocannoniere del torneo cadetto. Al 14° il Pescara va però ad un passo dal 2-1 con Bovo, che su punizione manca di un soffio il bersaglio grosso. Al 16° annullato un gol agli abruzzesi con Benalì pizzicato in fuorigioco, decisione che lascia più di qualche dubbio. La gara resta equilibrata con Batti e Ribatti e portieri inoperosi fino al 29° quando ancora lo scatenato Benalì chiama Donnarumma al salvataggio in calcio d'angolo. Al 35° ecco Lapadula che arriva ad un soffio dal gol dell'ex, con Fiorillo che gli dice no con i piedi. Il Milan stringe letteralmente d'assedio l'area biancazzurra e al 40° il Romagnoli di testa a mancare il 2-1 colpendo in pieno il palo. La gara non conosce soste con Benalì che anche lui di testa va a sfiorare il 2-1. Si arriva così al recupero con Kučka che al 45° mette incredibilmente a lato e nel recupero è poi Campagnaro in scivolata a dire ancora no al suo ex compagno di squadra Gianluca Lapadula, che al termine della partita va a salutare i tifosi biancazzurri. 30 gol e una stagione memorabile non si possono dimenticare.